Bene, io mi limiterò a fare proprio, a porre qualche domanda sulla base di qualche considerazione. E la prima domanda è un po' questa. Rispetto all'attualità che è sotto i nostri occhi, la prima domanda è questa: prevale oggi, secondo noi, da parte delle istituzioni un impegno maggiormente rivolto ad accogliere i rifugiati, o invece pensiamo che l'impegno sia preferibilmente rivolto a fermare l'immigrazione? Questo è il primo tipo di problema. Da 25 anni l'Unione Europea ha moltiplicato i dispositivi per fermare l'immigrazione clandestina, fra database, polizie, Frontex, navi militari, droni, elicotteri. In 14 anni sono stati spesi qualcosa come 11 miliardi di euro per espellere gli irregolari e 2 miliardi per rafforzare 14.000 chilometri di frontiere esterne. I profughi che sopravvivono alla tratta degli schiavi dovrebbero vedersi riconosciuto lo status di rifugiati. Non possono chiederlo dal loro paese di origine, e gli ostacoli maggiori li incontrano proprio una volta che sono arrivati. Quelli che accettano di essere identificati e presentano domanda d'asilo vengono ospitati nei centri di accoglienza in attesa che le loro richieste siano esaminate e vengono accolti in qualche paese. La realtà qual è? La realtà è che appunto il trasferimento in un paese sicuro è sempre ormai più basso. Vengono concessi col contagocce, possiamo dire. Nel caso rifiutino di essere registrati, finiscono in strutture detentive vere e proprie in attesa di essere rimpatriati. Vale a dire che oggi siamo di fronte a un quadro drammatico rappresentato da centinaia di migliaia di esseri umani che rimangono di fatto in stato di detenzione, imprigionati in condizioni disumane, in stato vero e proprio di sospensione dei diritti e della vita. Recentemente il tavolo nazionale asilo, di cui fa parte la comunità di Sant'Egidio, le ACLI, la Caritas, ha denunciato gli hotspot italiani come illegali, definendo illegali questi centri e anche i respingimenti che vengono attuati, perché appunto avvengono in essi discriminazioni in base alla nazionalità di origine e viene imposto a chi è ritenuto irregolare l'obbligo di lasciare il paese in 7 giorni senza avere soldi, documenti, e quindi in qualche modo sospingendo i cosiddetti clandestini, immigrati irregolari, alla clandestinità o alla illegalità, la scelta dell'illegalità. La domanda che viene spontanea intanto è questa: è possibile oggi distinguere tra migrazioni forzate e migrazioni economiche, vale a dire tra richiedenti asilo e coloro che invece fuggono da disastri climatici, dalla miseria, da devastanti piani di saccheggio, di distruzione dell'habitat, dell'ambiente nel quale vivevano? Ecco, si aggiungano a tutto questo gli accordi, spesso non trasparenti, con i paesi terzi sulla gestione delle frontiere esterne, il caso della Turchia di cui sappiamo molte cose, e i rimpatri che spesso non includono la tutela dei diritti umani. Saranno impiegate, abbiamo letto recentemente, ben 5 navi da guerra della NATO nel Mare Egeo per fermare il flusso dei rifugiati. Come interagirà una flotta militare di quel tipo con i gommoni sovraccarichi di merce umana? Allora la domanda naturalmente è un po' questa: queste politiche di controllo dell'immigrazione, sempre più militarizzata questa politica, non mettono maggiormente a rischio le persone che si vedono evidentemente costrette a intraprendere delle vie di fuga pericolose, molto pericolose, per arrivare da qualche parte?
non sarebbe necessario aprire delle vie legali di fuga per chi ha la necessità di fuggire. E conseguentemente ci si chiede se si può rispondere, questa è una domanda credo importante, con la chiusura delle frontiere e con i rimpatri, senza che i paesi europei assumano la responsabilità dei danni prodotti dal loro passato coloniale e imperialistico. Portelli recentemente, in un articolo recente, ha scritto proprio di questa smemoratezza storica che ci affligge. E se i paesi dell'Unione Europea non si pongano la domanda, come dire, la domanda sulla responsabilità delle guerre a cui hanno partecipato, dove sono state provocate, crollo delle strutture statali e destabilizzazioni preoccupanti. L'anno scorso il 75% dei rifugiati proveniva dalla Siria e da paesi con guerre e dittature, dove abbiamo esportato la democrazia. Fughe di massa, migliaia di morti in mare e in terra sono stati il danno collaterale, così viene chiamato, di una serie di guerre che l'Occidente ha scatenato nella ex Jugoslavia, in Afghanistan, dove dura da 15 anni, in Iraq, in Libia, e sapete della Libia, dove stiamo nuovamente per fare una nuova guerra per rimediare i disastri di quella precedente. La questione dei rifugiati oggi è uno dei principali fattori di sfaldamento dell'Unione Europea, perché è favorito dall'accoglimento in qualche modo del principio secondo cui ogni paese membro che sia in disaccordo può negoziare statuti speciali rispetto alle politiche di accoglienza. Non a caso la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, l'Ungheria, i paesi baltici, la Macedonia, l'Austria sono fortemente ostili a condividere politiche di accoglienza dei rifugiati e accettare piani di ricollocazione. L'Austria ha deciso di mettere un tetto di 80 ingressi al giorno. La Slovacchia accetta un certo numero di siriani purché cristiani, anche la Polonia. L'Ungheria costruisce muri e ha chiuso persino i tre valichi ferroviari con la Croazia. Macedonia, Serbia, Croazia, Slovenia e Austria hanno varato un proprio sistema di controllo alla frontiera con la Grecia in modo da respingere subito chi non ha diritto d'asilo. La Slovenia, la Serbia, la Bulgaria metteranno tetti agli ingressi dei profughi e concederanno poteri di polizia all'esercito alla frontiera con la Turchia. Tutti i paesi dell'area balcanica, insieme con l'Austria, nel corso del recente vertice di Visegrad, hanno deciso di rifiutare il meccanismo delle quote obbligatorie dei rifugiati e di chiudere le frontiere tra Grecia e Macedonia, lasciando la Grecia sola, tra l'altro non invitata a questo vertice, a gestire i flussi, eppure la Grecia è interessata per forse il 90% del totale. Se chiudesse la frontiera macedone, oltre 100.000 persone rimarrebbero imbottigliate. La civile Danimarca procederà al sequestro dei beni in possesso degli immigrati che cedono il valore di 1.340 euro. La Gran Bretagna non accetterà accordi che non rispettino i bisogni britannici, cito. Quali sono questi bisogni? La restrizione di salari e il non accesso al welfare per i lavoratori immigrati e le loro famiglie che provengono tra l'altro dagli stessi paesi dell'Unione Europea, quindi parlano dei lavoratori dell'Est Europa. Solo qualche migliaio di minori non accompagnati saranno accolti in Gran Bretagna. Il capo economico della Deutsche Bank ha detto che il flusso migratorio suggerisce di abolire per i rifugiati il salario minimo e il principio di uguale retribuzione per uguale prestazione. Ecco, nel 2015 sono arrivati più di 1 milione di richiedenti asilo. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati prevede l'arrivo di 60 milioni di persone da tutto il mondo, certo non tutte in Europa forse, per persecuzioni, guerre, catastrofi ambientali. Nei primi 2 mesi
del 16 di quest'anno c'è stato un aumento del 400% degli arrivi. La domanda allora è la seguente: c'è un legame tra questo modello di sviluppo e questi danni collaterali? Kant, nel Pace Perpetuo, dice che la violazione del diritto avvenuta in un punto della Terra in realtà è avvertita in tutti gli altri punti. Potremmo forse capire, la domanda, gli effetti collaterali se provassimo a guardare il nostro modello socio-economico. L'economia che uccide, direbbe Papa Francesco, attraverso l'ottica degli esclusi, dal punto di vista degli esclusi, dei profughi, degli emarginati. Vedremmo in tal caso un'umanità resa superflua, e questo è l'allarme, confinata dentro grandi campi di una nuova apartheid globale. Di globale oggi c'è una grande apartheid, recintata da muri, filo spinato, militarizzazione delle frontiere. Dentro tutto questo c'è, dietro tutto questo sicuramente come responsabilità, c'è l'interiorizzazione da parte di tanti di noi nell'Occidente, ahimè, di modelli bellicisti, di dispositivi della forma merce per cui le persone sono ridotte a merce, a capitale umano, c'è la paura del diverso, c'è la tendenza a criminalizzare il diverso. E tutto questo sicuramente sono i principali fattori che impediscono di assumere la vita come responsabilità individuale e collettiva. Ora, la responsabilità politica collettiva si salda con la solidarietà degli individui se ognuno di noi singolarmente e tutti noi collettivamente operiamo affinché gli esseri umani non siano ridotti a mezzi, a merci, a cose. Se contribuiamo a costruire una comunità che crede nei diritti di vita e di cittadinanza per tutti. Concluderei con una citazione di un filosofo, Levinas, che scrive questo: le cose sono ciò che non si presentano mai personalmente e alla fine non hanno identità. Alla cosa si applica la violenza che ne dispone, le afferra. Sono essere senza volto. Il volto invece è inviolabile. Questi occhi assolutamente senza protezione, la parte più nuda del corpo umano, oppongono una resistenza assoluta in cui si inscrive la tentazione dell'omicidio, la tentazione di una negazione assoluta. Questa tentazione di omicidio e la sua assoluta impossibilità costituiscono la visione stessa del volto. Vedere un viso è già udire non ucciderai, è udire fai giustizia sociale. E per questo, appunto, evidentemente perderemmo una grande occasione se non ci lasciassimo attraversare da tutte le storie di cui gli esseri umani sono capaci. Grazie. E adesso allora lasciamo la parola a Chiara. Bene, grazie a tutte e a tutti, grazie a Cristina per questa bellissima introduzione che terrò preziosa come spero uno dei punti a cui arriveremo alla fine di questo mio intervento. Mi piacerebbe, così faccio una dichiarazione di intenti, poi vediamo se riesco a rispettarla, provare a fare qualcosa che in questi giorni, in questi mesi faccio molta fatica a fare, cioè fare un passo indietro, fare un passo indietro rispetto a questa attualità molto stringente e drammatica che ha a che fare con i paesi di origine, ha a che fare con i paesi di transito e ha a che fare anche con il nostro presente qui in Italia, qui a Parma, a che fare con il mio lavoro e con il mio impegno civile, come giustamente ricordava Cristina. E faccio questo, provo a fare con voi questo passo indietro perché credo che, anzi ringrazio di questo invito anche per così questo spunto anche a riprendere un po' dei fili che sicuramente sono secondo me cruciali, forse ancor più oggi in un momento in cui appunto l'attualità ci chiama in realtà a delle azioni. E mi richiamo subito al video che abbiamo visto, no? e alla, come si può dire, anche a un dilemma che secondo me oggi ci tocca, ci poniamo da vicino, cioè quanto e come
dei moti, no? Spontanei, assolutamente vivi, assolutamente no? Che richiamano forse le parole di Levinas, no? Vedere quel volto di quella donna su una strada è stato sicuramente quello che ha mosso quell'uomo, quella famiglia a prenderla in casa, premesso che il film non l'ho visto, quindi seguo le sollecitazioni come tutti voi. Però diceva appunto il dilemma che credo ci muove oggi è quello tra, diciamo così, farsi carico della solidarietà, come giustamente evoca l'intero ciclo di questo percorso, e muoversi in una maniera assolutamente, dicevo, umana e spontanea, e dall'altra parte capire quali sono anche le responsabilità collettive, politiche, ma anche, diciamo così, le forme di riconoscimento istituzionale che non devono entrare in conflitto con questo moto spontaneo, ma devono concorrere alla creazione appunto di una comunità, al rinnovamento forse di una comunità che oggi come oggi sentiamo tutti sotto pressione, e per quel che mi riguarda non certo e non solo per eventuali presenze massicce di migranti nelle nostre città. Quindi appunto il percorso che provo brevemente a proporvi, lasciando anche poi il tempo per discuterne insieme, è un po' una storia in tre atti, potremmo dire, no? Faccio una prima parte molto antica per certi versi, e quindi su quali sono stati un po' i fondamenti che hanno portato alla nascita della figura del rifugiato, perché sono d'accordo con Cristina che oggi come oggi il confine tra migrante economico e migrante forzato suona a tutti noi, credo, no? Molto forzato appunto la distinzione, ma d'altra parte è qualcosa che ha una storia, no? E che oggi ancora porta il peso di quella storia. Quindi proveremo a fare una prima finestra su questo, per poi arrivare a quello che è stata la stagione per certi versi di massimo riconoscimento, ma anche già di incrinamento, potremmo dire, di questa figura, quindi dalla metà, diciamo, del secolo scorso, quindi secondo dopoguerra ai nostri giorni, ai pochi anni fa, e poi brevemente, anzi spero di dedicare un po' più tempo a questa terza parte, rispetto proprio alle sfide del presente, anche al ruolo della comunità in questo nuovo scenario. Allora appunto, facendo proprio un salto nel passato e quindi uscendo un po' dalla drammaticità del presente, ma appunto in realtà di drammaticità storiche ce ne sono state tante, allora volevo raccontarvi, ma molti di voi la conosceranno, la storia addirittura degli Ugonotti. Quindi ci spostiamo ben indietro nel tempo, no? Siamo tra il XVI e il XVII secolo, decine, ma complessivamente si parla di 200.000 persone sono state costrette ad abbandonare la Francia dopo che la Francia appunto revocò l'editto di Nantes che aveva istituzionalizzato il compromesso tra cattolici e calvinisti. E dove andarono questi Ugonotti? Andarono principalmente nel Regno Unito, in Olanda, ma anche in Svizzera, Prussia, America settentrionale, Sudafrica. Una migrazione, potremmo dire, forzata. E perché fu la prima volta che si parlò di rifugiati, quando invece in situazioni abbastanza simili, penso in particolare a quella quasi coeva, no? Dei palatini che fuggirono, altra comunità protestante che fuggì dalla Germania intorno all'inizio del Settecento e riparò a sua volta principalmente in Inghilterra. Allora, qual era la differenza, una delle differenze tra Ugonotti e palatini? Perché i primi sono stati chiamati rifugiati e i secondi, oggi diremmo migranti economici, ma più simili anche un po', diciamo così, no? A degli imbroglioni, a gente che bazzica i bassi fondi, portavano addirittura il vaiolo, furono messi nel primo campo profughi della storia, nei bassi fondi di Londra, Blackheath, no? Fu creato il primo campo profughi con un centinaio di tende militari. Erano così diverse queste categorie, anzi queste persone, questi gruppi di persone? Potremmo dire di no, con l'occhio della storia. In realtà erano molto diversi dal punto di vista di chi doveva accogliere, no? Quindi è il primo momento in cui si presenta una differenza che appunto sarà tipica della storia dei rifugiati e che pone un discrimine netto tra quello che a noi piacerebbe chiamare dovere di protezione, ovvero nei confronti di persone in fuga da persecuzioni, da conflitti, da depredazioni e via dicendo, e quello che invece si è configurato negli anni come un diritto di accoglienza. Cioè, quindi dal punto di vista degli stati che si
arrogano il diritto di definire chi ha diritto a essere accolto e chi invece rimane escluso, anche a parità di fattori apparentemente. Poi vedremo che il diritto ha provato a sanare un po' questa distinzione, ma torno a questo momento originario, perché gli Ugonotti avevano delle caratteristiche specifiche, no? Erano persone che fuggivano sicuramente da una situazione di pericolo che metteva a repentaglio la loro vita, ma allo stesso tempo hanno avuto un riconoscimento che è stato dato da un'identità religiosa, quindi chiaramente per l'Inghilterra riconoscere un gruppo di protestanti era importante anche politicamente, no? Come distinguo, però potremmo dire che valeva anche per i palatini, no? D'altra parte c'era appunto ancora una volta però una rivalità politica ed economica tra la Gran Bretagna e la Francia, quindi accogliere, come poi appunto vedremo ritornare nella storia, no? Si accoglie non solo chi ha bisogno, ma chi ci fa comodo accogliere, chi possiamo mettere anche, diciamo così, su un piedistallo o su un tavolo di trattative o comunque di prestigio diplomatico, politico, internazionale. E poi c'era anche una particolare peculiarità, potremmo dire, degli Ugonotti, che non erano dei poveracci. Non erano i disgraziati, la schiuma della terra, no? Erano professionisti, commercianti, gente che maneggiava il denaro, che si intendeva così, no? Che portasse beneficio alla società di accoglienza, no? Quindi il distinguo non era più, o non era già, potremmo dire, sul piano degli elementi della persecuzione individuale o collettiva. E quindi sul rischio che correvano le persone o sugli agenti di persecuzione. Era più cattiva, tra virgolette, la Francia o la Germania? No, era sulla base di quello che la società di accoglienza riteneva più o meno meritevole di essere riconosciuto e di ricevere una posizione di un certo tipo, chiusa in un campo profughi, o di un altro, inserita nelle dinamiche economiche della società e quindi integrata, diremmo oggi, nella società del tempo. E quindi ovviamente non voglio dilungarmi su questi confronti, però potremmo anche citare, no, altri esempi: gli ebrei in fuga dalla Spagna dopo appunto, no, il 1492, quando non trovarono tutta questa accoglienza, chi non accettò appunto di essere cristianizzato, no? E anche lì probabilmente c'erano elementi simili sulle scelte dei paesi europei o anche i cattolici irlandesi che fuggirono appunto dal loro paese in seguito alla conquista per mano delle truppe di Cromwell. Quindi vi faccio questa breve appunto rassegna storica, perché credo che ci collochiamo appunto, seppur in un lontano passato, in realtà nel cuore della vicenda dei rifugiati, cioè quanto e come queste figure e appunto le persone in carne ed ossa che stanno dietro queste categorie riescono o non riescono a trovare un riconoscimento, quindi sul piano del riconoscimento formale, quindi anche del ruolo dello Stato e delle istituzioni, di consegnare a loro una dignità, nel senso anche di una tutela e protezione giuridica, ma anche quanto e come riescono a trovare spazio per inserirsi nelle società, non in una posizione naturalmente subordinata, ma in una posizione invece appunto di possibile integrazione. E facendo appunto un salto, no? Come dicevo, questa è la prima scena, tra virgolette, primo atto. Il secondo atto lo porto subito più vicino a noi storicamente, ma richiamando queste prime considerazioni, cioè su quanto e come già allora, quindi torno al Settecento, quanto già allora appunto la caratteristica dei rifugiati e che li ha distinti storicamente dai cosiddetti migranti economici non è tanto legata, per così dire, appunto, no, alle storie individuali o ai motivi della migrazione, ma quanto appunto alla capacità, volontà degli stati di accoglienza di inserirli all'interno di una determinata categoria burocratica, istituzionale e giuridica. E quindi ha molto a che fare anche con, potremmo dire, l'arbitrio degli stati. Quindi ha una capacità o una sovranità di decisione rispetto a chi merita o non merita questo tipo di categoria. Pur però, e qui introduciamo appunto, dicevo, il secondo atto, con una ferita originaria, potremmo dire, no? Della categoria del rifugiato.
e cioè che ben presto, appunto, soprattutto con l'affermazione degli stati-nazione, ma anche, diciamo così, con tutta quella fase sicuramente molto potente sul piano dell'immaginario, ma anche delle soluzioni politiche che si è affermata con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il rifugiato si colloca, diciamo, nel bel mezzo di una contraddizione, potremmo dire. La contraddizione tra i diritti di cittadinanza, quindi all'interno di un sistema costruito fortemente su stati giustapposti, no? Quindi gli stati come insieme conchiusi, formati dalla magica triade, no? Stato, popolo, territorio, per cui dentro questa triade i cittadini sono il fulcro in termini di riconoscimento, ma anche in termini, potremmo dire, di dialettica col proprio Stato. Quindi da un lato i diritti di cittadinanza e dall'altro, potremmo dire, per come si è affermato poi nella, appunto, no, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, con la retorica e anche l'idealità dei diritti umani, dove i diritti umani, così vorrebbe, no? Stanno in capo al singolo individuo. Sicuramente il diritto d'asilo, non a caso, è uno dei diritti che poi è stato riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma al di là, ancora prima che nell'aspetto normativo, mi interessa sottolineare come tra questi due piani potrebbe e si cerca di creare una convergenza, ma c'è anche un forte scollamento, perché laddove, appunto, come in parte come avete letto, anche se magari non erano tutti i passaggi, ma sicuramente Hannah Arendt è stata una delle prime a mettere a fuoco, no, questa tensione originaria tra diritti di cittadinanza e diritti umani, perché in realtà quello che accade e di cui si avverte la tragica dimensione ancora oggi è che nel momento in cui le persone perdono i diritti di cittadinanza perché sono costretti a fuggire dal proprio paese e perché non hanno più la possibilità di ricorrere alla protezione di quel paese, quindi ai diritti di cittadinanza, si trovano quasi inevitabilmente a ricorrere e a nominare e a invocare i diritti umani, rispetto ai quali però non c'è nessuno. Chi è che può rendere esigibili i diritti umani? Si torna di nuovo nello Stato. Quindi quello che accade dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche con, appunto, quello che poi viene chiamato regime internazionale dei rifugiati, che ha avuto anche dei punti fermi molto interessanti, no? La Convenzione di Ginevra del 51, che rimane a tutt'oggi il caposaldo, no, del diritto internazionale dei rifugiati, e che riimplica, possiamo dire, no? Ricoinvolge gli stati in una forma però di autovincolo, possiamo dire, no? Un patto, appunto, ripeto, in quell'entusiasmo che c'era dopo la Seconda Guerra Mondiale, entusiasmo, insomma, adesso, insomma, comunque nello sforzo di non rendere più possibile, no? Gli orrori e le tragiche, non solo morti, ma anche, appunto, il dramma dei profughi che si era verificato dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è una sorta di patto, appunto, tra stati, quindi tra insiemi che si autoescludono, in cui si dice: bene, noi ci autolimitiamo, possiamo dire, quindi la nostra sovranità, che riguarda non solo i nostri confini, il nostro territorio, ma anche i nostri cittadini, viene temporaneamente sospesa, ma solo nei confronti di una specifica categoria, non tutti i migranti, perché il migrante economico, per tornare a questa divisione, appunto, più o meno obsoleta, però il migrante economico è qualcuno che ha ancora un rapporto con la madre patria, è ancora con un legame di cittadinanza col paese d'origine, può ancora tornare a casa, che lo faccia o meno è un altro discorso, no? Ma sicuramente mantiene questo legame di protezione da parte del suo paese di origine. Legame che invece viene reciso da parte dei rifugiati, quindi che nel momento in cui si trovano, come qualcuno ha nominato, come nuda vita, che assomiglia molto per certi versi, no, alla vulnerabilità, ma anche all'impotenza da parte di persone che si trovano, appunto, senza nulla sopra la testa, potremmo dire, no? E non solo in senso materiale, sta quindi nuovamente agli stati. Riconoscere però delle forme di protezione e di riconoscimento che sono diverse dal legame di cittadinanza. È una concessione, un arbitrio, per cui posso riconoscere gli ugonotti e posso disconoscere i palatini, posso riconoscere i siriani e disconoscere i nigeriani, per attualizzare ai nostri giorni.
Quindi, dicevo, quando si è formato questo regime internazionale dei rifugiati, si è cercato ovviamente anche di limitare questo arbitrio, si è cercato di mettere alcuni paletti, chiaramente gli stati poi oggi, almeno formalmente, poi arriveremo a discutere quanto e come vengano mantenute queste regole autoimposte, però hanno cercato di uniformare gli strumenti attraverso cui riconoscere o meno, no? E qui c'è un nuovo, diciamo così, limite che si presenta, no? Dicevo, la tensione tra diritti umani e diritti di cittadinanza. C'è anche il fatto che proprio all'interno di questa tensione quello che si accetta di riconoscere è il rifugiato, il singolo rifugiato che attraverso la sua storia, attraverso la sua individuale persecuzione, attraverso il fatto che è in grado di dimostrare al paese di destinazione di essere veramente bisognoso di protezione, quindi se volete all'interno della retorica dei diritti umani, che sono diritti individuali, la persona si presenta nuda al confine dicendo sono qua, sono io, sono Chiara Marchetti, ho questo curriculum, ho scritto queste cose, sulla base del fatto che nel mio paese non posso più stare, accoglimi. Quindi è un rapporto che va a crearsi, che è fortemente condizionato, potremmo dire, da un rapporto binario tra l'individuo, il richiedente asilo, cioè colui che chiede protezione, che ancora non è riconosciuto come rifugiato, e lo Stato. E lo Stato, quindi tornando al tema, la comunità, per usare questo termine, l'aspetto dell'integrazione sociale, l'aspetto della relazione, rimane fortemente in ombra da questa narrazione, che è anche fortemente, non è solo appunto, no, il diritto, è come si è costruita la figura del rifugiato e anche le pratiche nei suoi confronti, cioè non si parla tanto storicamente di accoglienza dei rifugiati, non è tanto importante, è importante il riconoscimento giuridico, che però passa attraverso un setaccio. Cioè dentro quell'arbitrio dello Stato che dicevamo, quindi il fatto che si è posto dei limiti ma ne conserva ancora il controllo, lo Stato decide chi passa questo esame e chi no. E quindi la figura del rifugiato non è, ancora prima che essere una figura sociale, è una figura burocratica. È una figura che passa necessariamente per tutta una serie di prove, potremmo dire. La prima è sicuramente quella della sopravvivenza, il fatto di riuscire a entrare nel paese di asilo. Come ricordava giustamente Cristina, questo ha riguardato, ripeto, siamo ancora nell'atto 2, no? Quindi guardiamo anche al periodo della Guerra Fredda. I rifugiati erano individui, probabilmente più di oggi, nel senso che erano figure chiaramente riconoscibili, spesso intellettuali, scienziati, avvocati, attivisti, che dal nostro punto di vista fuggivano dal blocco orientale e appunto prima prova sopravvivevano e riuscivano a fare il salto e essere riconosciuti quindi nei nostri paesi sulla base di chi erano, no? Di essere molto chiaramente aderenti, no? E anche come si può dire assolutamente portavoce, quasi più o meno volontariamente, del modello della democrazia, del modello dei diritti, del modello, no? Quindi del blocco occidentale, e appunto non avevano bisogno di accoglienza, no? Perché? Perché erano persone con profili tali, vedi gli ugonotti, no? Che entravano automaticamente, possiamo dire, anzi, no? Andavano in cattedra in università, andavano nei centri di ricerca e via dicendo, pubblicavano libri e erano singoli, la faccio ovviamente molto più semplice di quanto non sia, ma prendiamola diciamo negli eventi macro. E quindi il rapporto binario era essenzialmente di riconoscimento, che poi aveva anche ricadute dirette sul piano politico, diplomatico, no? Del conflitto della Guerra Fredda. Allora questa storia passa per un rapporto che è di riconoscimento e che è un rapporto fortemente burocratizzato, istituzionale. Cioè lo Stato, allora diciamo tra virgolette con più facilità, perché erano in pochi e ben riconoscibili, però passava in esame le storie dei rifugiati e vedeva quali e quante entravano in quella formina, no? Che era quella, lo stampo dato dalla Convenzione di Ginevra, e tutti gli altri diciamo erano esclusi, a quei tempi diciamo
probabilmente meno in termini numerici di quanti lo siano oggi. Cosa succede? Succede chiaramente che questo sistema, che pur con i suoi limiti comunque aveva retto, potremmo dire, per tutto il periodo della Guerra Fredda, entra fortemente in discussione per fattori, terzo atto, per fattori endogeni e esogeni. Allora, sicuramente cambiano, anche qui perdonatemi la semplificazione, insomma, fare brevi cenni sulla storia dell'umanità è sempre un diritto che uno non dovrebbe arrogarsi, ma perdonatemi. Guardiamolo però dal punto di vista dei rifugiati, cioè i conflitti contemporanei non sono i conflitti né appunto del Settecento, ma non sono nemmeno i conflitti che hanno caratterizzato il periodo della Guerra Fredda. Le cosiddette nuove guerre sicuramente hanno quelle caratteristiche che un po', diciamo, ha evocato anche Cristina nella sua introduzione, per cui coinvolgono fortemente quelli che potremmo chiamare civili. Potremmo anche dire che la distinzione tra civile e militare è sempre più complessa, no? In questi giorni che ci siamo riaccorti che c'è la Libia, perché appunto, no, anche la drammaticità degli eventi, dei sequestrati dell'ISIS e via dicendo, vedo che persino adesso in TV ci fanno vedere appunto, no, qualche mappa della Libia con i gruppi e con i governi, con appunto le varie milizie in campo, con fondamentalisti di varia natura pure tra loro in contrapposizione, con governi autodichiarati, con presenze straniere e via dicendo. Questo per dire che, prendendo la Libia, potremmo prendere la Siria, potremmo prendere la Nigeria, potremmo prendere, credo, la totalità, senza timore di smentita, dei conflitti o delle zone di tensione, di crisi umanitaria oggi. Il numero di soggetti in campo, il numero di vittime, sia nel senso di caduti, di morti, ma anche di persone appunto costrette alla fuga, è estremamente elevato, più di un tempo quando, seppur con conflitti drammatici, ma diciamo i fronti erano molto più chiari, ma anche in cui, se volete, sempre semplificando, la distinzione tra carnefici e vittime è molto più complessa. Gruppi che si autocostituiscono per difendersi sono la stessa cosa dell'ISIS? Quindi anche tra il bambino soldato, per usare figure anche iconiche, no? Il bambino soldato è una vittima, ma è anche qualcuno che ha fatto fuori probabilmente dei coetanei e altri connazionali, no? Allora, quelle figure stanno dentro quello stampino che abbiamo definito prima, no? E che è frutto, diciamo così, di una storia valorosa, ma che è quella che ha avuto a che fare più con appunto un tipo di conflitto e anche un tipo di figure di migrante forzato che faceva parte di quel tempo storico. Quindi, dicevo, fattori di trasformazione ampi, globali, potremmo dire, no? Che hanno a che fare con i conflitti, così come citava Cristina, no? Il cambiamento climatico e gli effetti di assoluto deterioramento delle terre, che magari contribuiscono a creare situazioni di conflitto, ma anche qualora non generassero conflitti, la completa desertificazione o invece l'innalzamento dei mari e il fatto che intere porzioni di territorio siano sommerse, quel tipo di migrante forzato non è lo stesso appunto, no, della vittima di persecuzione individuale per quello che dice, fa e professa nella sua azione politica quotidiana. Quindi quello che succede concretamente, prima considerazione, per quel che riguarda il rapporto che dicevo prima di riconoscimento istituzionale e politico attraverso lo Stato, è che un numero crescente di persone non si ricolloca più all'interno di quella definizione che era stata data nel 1951 per citare la Convenzione di Ginevra. E quindi si torna a quello spazio dell'arbitrio, cioè quel poco che era stato messo, diciamo così, no, come punto fermo del diritto internazionale, il rifugiato, quello con la R maiuscola, quello che io ogni tanto, un po' ironizzando, ma è una amara ironia, chiamo il super rifugiato, che oggi è il siriano fondamentalmente, sta dentro quello stampino. Tutti gli altri entrano nella possibilità di decisione più o meno arbitraria o dei singoli stati o appunto, per quel che riguarda per esempio l'Unione Europea, frutto di dibattito se sono da riconoscere o meno. Quindi anche il tema
evocato da Cristina, degli hotspot o comunque del controllo delle frontiere, ha molto a che fare con questo. Così come ha a che fare con questo il fatto che oggi quelle politiche che lei giustamente citava, no, di relocation, cioè di ricollocazione, viene chiamato in italiano, che non so nemmeno se sia corretto, hanno a che fare con i super rifugiati. Cioè si dice, bene, chi arriva in Italia, adesso questa entriamo proprio a pie pari sulla contemporaneità, chi arriva in Italia per esempio e che chiede protezione, chiede asilo, ma non vuole, si suppone che voglia entrare in Europa e non in Italia, e qui c'è tutta l'ambivalenza sulla collocazione dell'Italia, se appartiene a tre nazionalità che sono i siriani, gli afghani e gli eritrei, possono, scusate ho sbagliato, gli iracheni e gli eritrei, perché gli afghani invece no, e non è un caso che siano rimasti chiusi fuori nella frontiera tra Macedonia e Grecia, che sono le tre nazionalità che a livello di Unione Europea hanno la maggiore, la più elevata percentuale di riconoscimento come rifugiati, possono entrare in un piano che li ridistribuisce, seppure con tutte le, almeno virtualmente, diciamo, li ridistribuisce in paesi del nord Europa, dove secondo una certa logica, poi non del tutto confermata dai fatti, avrebbero maggiori possibilità di integrazione. C'è poi una fascia, diciamo, di mezzo, che sono dei richiedenti asilo su cui si decide, e che sono tutti quelli che provengono da aree di crisi, appunto diffusa, generalizzata, molto a rischio, potremmo dire noi, che si classificano tra, appunto, no, per esempio c'è questo Global Peace Index, no, che è un indice globale della pace dei paesi, e se uno sovrappone quella mappa con i paesi rossi, quindi dove c'è più insicurezza, alla mappa delle provenienze, no, dei migranti in Italia e in Europa, c'è una quasi totale sovrapposizione, però appunto non sono, no, di quelle tre nazionalità, allora su quelle l'Italia decide. E poi invece c'è tutta una fascia che è molto, diciamo così, ancora più a rischio, perché sono persone che provengono da quelli che vengono definiti paesi sicuri, su cui di nuovo è, diciamo così, no, l'arbitrio dello Stato che scusate, controllo allora, è l'arbitrio dello Stato che entra a decidere, no, che per esempio, e questo ve ne cito solo uno perché è il terreno secondo me più scivoloso in questo momento, anche se anche molti altri lo sono, per esempio la Turchia, diciamo che diventa abbastanza emblematico come esempio, no? Paese che da anni cerca di accedere all'Unione Europea, nei confronti della quale l'Unione Europea ha appena siglato un accordo molto diciamo oneroso sul piano economico per l'Europa, in cui, diciamo, la posta in gioco, diciamo, per l'Europa consiste nel far accettare la Turchia, riaccettare la Turchia il ruolo di guardiano, no? Dopo che ha già accolto più di un, accolto sempre con molte virgolette, più di 1 milione di rifugiati siriani, si dice, beh, teniteli lì, in sostanza, in cambio di una legittimazione, no? Quindi per esempio l'abolizione dei visti da parte dei cittadini turchi e una via più accelerata per l'accesso all'Unione Europea. Dentro questo processo ci sta anche definire la Grecia, scusate, la Turchia come paese sicuro, il che vuol dire, detta banalmente, che un curdo che fugge dalla Turchia e che arriva in Italia se la può mettere via, finisce in quella terza fascia, cioè di chi non ha diritto nemmeno a chiedere asilo, quindi nemmeno ad accedere a quella procedura. Allora, ricapitolando, dicevo, fattori sicuramente che hanno a che fare con una ridefinizione dei conflitti e anche dei giochi di potere, di equilibrio, diciamo, tra aree, sicuramente tra l'Unione Europea e l'esterno, tra Unione Europea e cosiddetti paesi cuscinetto come la Grecia, scusate, continuo, come la Turchia, ma anche nei confronti dei paesi d'origine, e però anche all'interno della stessa Unione Europea, tutti questi giochi tra virgolette drammatici di innalzamento di muri e di confini all'interno, o anche di controlli, insomma, anche laddove non ci siano muri, diciamo che l'effetto poi è simile, all'interno dell'Unione ha a che fare anche qui con un riequilibrio molto violento e molto conflittuale tra equilibri di forze all'interno dell'Unione.
Però aggiungo un ulteriore elemento, su questo poi appunto vado a chiudere. Cosa succede poi? Succede anche che al di là e oltre il tema del riconoscimento formale, e quindi sicuramente è una posta in gioco da cui oggi non si può prescindere, quella del rapporto tra il richiedente asilo e lo Stato, se non altro perché così vuole l'ordinamento giuridico, ma anche perché così credo personalmente sia anche appunto giusto, nella misura in cui, come dicevamo, i diritti umani non camminano da soli, no? Quindi un rapporto con un'istituzione è comunque necessaria. Resta però la terza gamba, potremmo dire, no? Tra lo Stato e il rifugiato ci sono o non ci sono le comunità locali, per usare, diciamo, un termine ampio e onnicomprensivo. Cioè, nel momento in cui, e così sempre di più è e deve essere, secondo me, il tema non è più e non può più essere solo quello del riconoscimento formale, poi lasciamo le cose, tra virgolette, che vadano per il loro corso, ma in cui invece la presenza, il ruolo, vuoi come, diciamo così, sollecitatore di politiche differenti, ma anche come ruolo attivo da parte, torniamo appunto, no, al film, no? Eppur con i limiti, di persone che si mettono in gioco, che richiamano quella solidarietà, no? E anche quella quella discesa in campo, potremmo dire, no? Che è agli albori, alle premesse di ogni ordinamento politico, no? Quello Stato, popolo, territorio, quel popolo non è solo qualcuno che riceve dei diritti di cittadinanza, non li avrebbe mai ricevuti quei diritti se fosse rimasto, no, a guardare dalla finestra. Quindi diciamo che in un momento in cui da un lato c'è sicuramente la crisi della categoria del rifugiato per le cose che ho appena detto, quindi crisi nel senso di potremmo dire slabbramento, no? Quindi maggiore presenza di migranti forzati che non sono più solo rifugiati, e quindi dei punti di domanda enormi sul piano del riconoscimento formale. Dall'altro lato però anche crisi dello Stato-Nazione a prescindere dai rifugiati, perché non è che adesso improvvisamente Sayad Abdelmalek Sayad, grande intellettuale algerino, no? Diceva: pensare lo Stato è pensare all'immigrazione. Come lo Stato pensa all'immigrazione, nel pensare all'immigrazione pensa a se stesso. Quindi sicuramente c'è anche un mettere a nudo, diciamo così, una crisi che non è imputabile appunto ai rifugiati, no? Ha a che fare con dinamiche, da un lato chiaramente appunto, no, di trasformazione dell'ordine politico internazionale, ma anche che ha a che fare con quella, potremmo dire, smantellamento, no, da un lato dello Stato sociale, dei regimi di welfare, del senso di comunità che appunto, al di là dell'individuare il nemico comune, no, nei migranti e nei rifugiati, ma è qualcosa che viaggia a prescindere. Quindi crisi della figura del rifugiato, crisi dello Stato-Nazione, sempre perdonatemi la semplificazione, dentro queste fratture, no, queste faglie, mi sembra che si aprano, come spesso paradossalmente succede, anche degli spazi di rinnovamento, no, degli spazi anche di prove, che spesso hanno anche una dimensione locale, no? Quindi che faticano ancora, no, a fare il salto, e probabilmente faticheranno anche per molto tempo a fare un salto, diciamo, in una dimensione di generalità più elevata o di acquisizione sul piano normativo, ma che mi pare che mostrino alcuni elementi interessanti. Allora, per chiudere, vi faccio questi esempi molto concreti rispetto a quello che sta succedendo in Italia sul tema dell'accoglienza, perché il tema dell'accoglienza chiama in ballo per forza la comunità locale, no? Non si può fare solo accoglienza di Stato, o meglio, l'accoglienza di Stato è quella che si fa in luoghi chiusi che assomigliano molto alla detenzione, no? Allora, quando si parla di accoglienza in Italia ci sono due esperienze che vi metto a confronto. Una ha ancora molto a che fare, benché sia nuova, ha molto a che fare con questo legame biunivoco tra il richiedente asilo e lo Stato. È il sistema emergenziale che è stato messo in campo in questi ultimi 2 anni in Italia, nella misura in cui lo Stato si assume, e bene, no, la responsabilità che gli è dovuta dalla legge di accogliere i richiedenti asilo,
e però nel farlo istituisce un sistema emergenziale che passa direttamente per una ripartizione per quote. Questa è la cronaca che credo molti di voi poi sentano anche dai giornali, o anche perché magari direttamente coinvolti, interessati. Però cosa succede? Si prende lo Stato, si divide, ogni regione ha una quota, ogni regione all'interno sulle proprie province ha un'ulteriore quota di richiedenti asilo, e chi è che agisce questa ripartizione? La prefettura, l'organo dello Stato per eccellenza, del Ministero dell'Interno. E attenzione che anche questo non è secondario, no? Come mai è il Ministero dell'Interno? Oggi diamo un po' tutto per scontato, ma il Ministero dell'Interno, insomma, ha competenze specifiche che non sono necessariamente sull'accoglienza. E il Ministero dell'Interno agisce sui territori, appunto, attraverso le prefetture, e per rendere agibile e praticabile l'accoglienza si attiva in convenzioni dirette. Adesso qui io, insomma, spero anche che ci siano interlocutori che possano magari rispondere, perché qui siamo nell'ordine dell'interpretazione, e visto che gli ugonotti sono morti e non possono prendersela con me sull'interpretazione, ma il prefetto è vivo e lotta insieme a noi. No, però allora la questione qual è? Dicevo, no? La prefettura stipula delle convenzioni dirette con dei soggetti del pubblico, no, potrebbe ma non lo fa, del privato sociale sì ma non tanto, anche del privato punto e stop, e quindi in un certo senso elide, no, mette tra parentesi il coinvolgimento della comunità, che può avvenire magari nelle forme spontanee che ci sono, perché un centro di accoglienza X, che sia Baganzola, che sia appunto in un territorio anche qui in città, può evocare, no? E può coinvolgere la partecipazione del cittadino, del vicino che si interroga ma posso fare qualcosa e via dicendo. Ma tutto questo rientra in una dimensione fortemente istituzionalizzata, fortemente votata, potremmo dire, a politiche di, esagero, ma comunque a politiche, diciamo così, di controllo. Esagero giusto perché vedo un pubblico non... Allora, dentro questo modello, dicevo, quindi c'è il richiedente asilo che è incanalato in una procedura, si fa tutta la sua procedura, diciamo, burocratica, no? E quindi deve poi arrivare a una commissione. L'accoglienza è vincolata alla presenza all'interno di questi spazi, rispetto ai quali il richiedente asilo non ha nulla da dire, anzi nel momento in cui ha qualcosa da dire esce dall'accoglienza, cioè l'unica, diciamo, opzione di exit, non è di voice, no? Stai dentro oppure esci, e però poi perdi l'accoglienza. Modello 1, Stato, individuo, e lo Stato che si serve di soggetti, diciamo così, tra virgolette accessori, per realizzare quella che è una funzione comunque fortemente statale. Esiste in Italia un altro modello che peraltro, scusate arrivo a chiudere, che peraltro è un modello preesistente, che non è perfetto come tutti i modelli, però che guarda caso ci guardavano con interesse ancora prima che l'Italia franasse insieme ad altri paesi nei numeri, nei grandi numeri, che è un sistema che si chiama, con un acronimo un po' brutto, che è SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, che al di là, qualcuno potrà dire, per partigianeria, visto che il CHAC di cui faccio parte è un soggetto che mette in pratica questo tipo di accoglienza, però ve la voglio raccontare in una battuta. Qual è la peculiarità di questi progetti? Che hanno per capofila, per ente, diciamo così, titolare, il comune, cioè quindi degli enti locali, o comune o insieme di comuni. Nella provincia di Parma, per capirsi, c'è un progetto che ha per capofila il comune di Parma, uno che ha per capofila il comune di Fidenza con un insieme di altri comuni, e un altro che ha per capofila il comune di Berceto. Ovviamente, cosa vuol dire questo? Vuol dire che oltre e al di là del rapporto biunivoco con lo Stato, inteso come organo di controllo che esamina la mia domanda d'asilo, io mi inserisco automaticamente all'interno della società, all'interno dei luoghi che sono deputati alla relazione tra i cittadini, che sono appunto non solo il fatto che mi devo iscrivere all'anagrafe, che devo poi fare l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale,
che devo entrare nei luoghi dove c'è la vita sociale. E nel mettere in pratica questi progetti si coinvolgono soggetti come appunto il CIAC che vi citavo, che hanno anche un ulteriore compito, che è quello di curare, per così dire in maniera il più possibile professionale, tutta una serie di specificità che hanno a che fare con la figura del rifugiato o del migrante forzato, che è quell'aver perso la protezione dello Stato, che non è solo appunto un qualcosa che ha a che fare con il pezzo di carta, ma ha a che fare spesso anche con, anche senza voler appunto vittimizzare eccessivamente, ma con storie, percorsi traumatici, difficili, che hanno bisogno di assistenza anche specialistica, che hanno bisogno di luoghi per riprendere le fila delle proprie vite e che hanno soprattutto bisogno di percorsi individualizzati, dove la relazione non è più quella, o meglio, non è solo quella tra Stato, no? E quindi la commissione che decide sulla mia storia, se entro o non entro nello stampino, ma è anche quella di legami di prossimità con operatori, con personale specializzato e via dicendo. Allora, chiudo con un'ultima battuta, perché anche questa, che è stata la storia, credo, tra virgolette, gloriosa, dei limiti, e i limiti erano soprattutto i numeri, che sono sempre stati insufficienti nel sistema italiano dello SPRAR, però al di là di questo, oggi credo che siamo ancora in una fase diversa, siamo ancora con esigenze nuove, perché laddove quelle tre gambe che dicevo, no? Il rifugiato, lo Stato e, diciamo così, la comunità intesa come ente locale insieme a un ente gestore del privato sociale, professionale, via dicendo, ecco, allora questa alleanza, potremmo dire, anche laddove ci sia e funzioni, non è più sufficiente, nemmeno questa è più sufficiente. Ci stiamo accorgendo, lavorando in questo ambito, che questo tipo di modello, che pure ha dato ottimi frutti, credo, almeno appunto per il numero limitato di persone che sono state accolte, era ancora mancante, soprattutto di quella parte di attivazione, diciamo, sociale, comunitaria, di costruzione di legami di comunità, anche di spontaneità, se volete, che è, diciamo così, il motore e anzi il terreno di coltura necessario di una qualunque relazione paritaria tra il rifugiato e il cittadino, per usare le categorie appunto che citavo prima. Cioè anche nella migliore, diciamo così, delle situazioni di accoglienza, chiaramente il rapporto di asimmetria, no? E anche di distanza che si crea, e giustamente si crea da un punto di vista professionale, tra l'accolto e chi accoglie, non lasciava e non lascia sufficienti spazi invece, da un lato, per l'attivazione del rifugiato, no? Per diciamo così, l'espressione poi delle sue risorse, delle sue potenzialità, no? Non è solo vittima e non è solo qualcuno da accogliere e assistere. E dall'altro lato non chiamava e non chiama sufficientemente in campo l'attivazione, la presenza, ma anche il desiderio di conoscenza, no? Anche proprio non di aiuto necessariamente. Noi oggi appunto diciamo che si avvicinano, forse fortunatamente, sempre meno volontari, ma nel senso di qualcuno che ha ben chiaro che deve aiutare qualcun altro, sempre più persone interessate, incuriosite a un legame di prossimità e di conoscenza in cui qualcuno dà, qualcuno prende, si muove una relazione viva. Quindi anche in questo senso credo che appunto le sperimentazioni su cui ci stiamo un po' muovendo, no? Vedo in sala per esempio l'amico e collega Pedro Apollos, no? Che fa parte di un progetto sperimentale che abbiamo appena avviato, che si chiama Tandem, che è di convivenza tra giovani italiani e giovani rifugiati, in cui si mettono insieme, diciamo così, persone con percorsi, storie radicalmente diverse, ma che allo stesso tempo si impegnano, per esempio, in un magari, diciamo così, limitato, in una possibilità di ricostruzione di legami sociali comunitari, perché l'appartamento in cui sono tutti, diciamo così, in cui vivono tutti insieme, è anche un luogo da cui si diramano attività di volontariato, di prossimità, perché questo è il patto che abbiamo chiesto tanto ai rifugiati quanto agli italiani, così come a un altro progetto che appunto è attivo in questo periodo e che è di accoglienza in famiglia di rifugiati, no? Rifugiati in famiglia è stato chiamato,
e a oggi una decina di famiglie di Parma e provincia stanno accogliendo in casa altrettanti rifugiati e si sprigionano, diciamo così, no? Energie nuove, in cui però, e chiudo veramente, si cerca quantomeno di comporre quella tensione che vediamo anche nel film, no? Cioè, in cui si cerca di dare tutela sia al rifugiato che alla famiglia che accoglie o agli studenti che vivono insieme al rifugiato, rispetto non tanto a un'attività di mediazione necessaria come di qualcuno che in una specie di esperimento scientifico, no? Guardi col vetrino, ma proprio perché, essendo percorsi anche con specificità, no? E anche con una forte presenza di percorsi appunto istituzionalizzati, di ruoli di altri soggetti che entrano necessariamente in campo, riteniamo che sia importante comunque accompagnare in questo rapporto che non vada solo, cioè, che promuova la spontaneità e l'attivazione personale, ma che allo stesso tempo non coincida per esempio con una deresponsabilizzazione dello Stato o per contro con una delega, diciamo così, alla buona volontà delle persone. Allora, io credo che ovviamente sono tutti terreni di prova, di sperimentazione. La cosa positiva che, appunto, volendo chiudere con così, anche con qualche visione, ecco, che giustamente tiene conto della drammaticità del momento, quindi non è un alibi, diciamo, però io credo che appunto un filone su cui è importante lavorare in questo momento è proprio quella di una sorta di ricostruzione di un patto sociale, che è stato uno dei modi attraverso cui appunto anche i diritti di cittadinanza si sono poi costituiti. Penso in particolare alla cittadinanza sociale, che non sarebbe arrivata a essere tale senza che componenti, no, dello Stato, non la totalità e non le istituzioni, si siano mosse per rivendicare determinati diritti. Allora, in questo percorso di ricostituzione, direi quasi di ricostituzione della cittadinanza sociale, credo che la nostra sfida di oggi sia quella di farla insieme ai rifugiati, comunque si siano intesi, e insieme appunto alle comunità, no? In cui queste polarità che storicamente sono state disgiunte, almeno tentativamente, possano provare a convergere nuovamente. Grazie. Grazie. Allora, apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire? Prego. O chi vuole continuare? L'argomento dell'incontro era intelligentissimo, che era quello di accogliere rifugiati tra solidarietà e responsabilità. Mi pare che si sia parlato tantissimo, proprio oserei dire anche in maniera prolissa, di solidarietà. Perché se ne è parlato in tutti i termini, perché qui le origini storiche, non storiche, tutto, e si è completamente dimenticato il discorso della responsabilità. Mentre il filmatino, no, che sembrava una cosa coglione, era di una chiarezza e di una limpidezza mostruosa, perché ha fatto vedere che la libera, diciamo così, la spontaneità, no, dell'accoglienza ha portato poi a quello che è successo, no? Ha portato a del caos, ha portato ad una situazione che forse, oserei dire, mi viene da pensare, mi viene da temere, sia peggio della solidarietà, dell'accoglienza, perché se non c'è responsabilità, se non c'è responsabilità, l'accoglienza che si fa è solo ipocrisia, è solo un danneggiare chi ha bisogno dell'accoglienza, perché gli si creano delle aspettative che poi non si mantengono, e questo è una cosa terribile, terribile. Diciamo che quello che si utilizzava una volta così, no? Io così avevo in mente Pertini, penso che tutti sappiano chi era, che è stato Pertini, ex Presidente della Repubblica, il quale è stato un rifugiato in Francia. Ma quanti rifugiati nel periodo di Pertini
potevano andarsene o avrebbero desiderato di andarsene all'estero perché erano condannati a morte, perché erano imprigionati, incarcerati, emarginati in maniera ben peggio di quanto possano essere, oppure come possono essere tanti cittadini dei paesi del mondo al giorno d'oggi. Quindi, ripeto, pericolosissimo, secondo me è pericolosissimo e, a mio parere, da bollare come fortemente ipocrita un discorso di solidarietà che non prenda in considerazione la responsabilità. Se non c'è responsabilità, la solidarietà è dannosa. Io non ho capito la responsabilità di chi, non voglio entrare in una dialettica perché poi mi piace, però almeno per capire, per allora, poi poter rispondere. Chi accoglie? Di chi accoglie? La famiglia che ha accolto doveva essere responsabile e alla ragazza doveva garantire quello che ha garantito al ragazzo, doveva garantire la mille, i soldi per andarsene dove cavolo voleva, no? E non far sì che la ragazza aspettasse che, perché magari quello là gli aveva fatto gli occhietti dolci, no? No, ripiombasse nella situazione in cui era stata tirata via dalla strada. Quindi non so se qui era peggio, no, lasciarla là sulla strada oppure tenerla in quella casa lì, in quelle condizioni lì. Okay. Quindi questo e mi pare che questo aspetto qui, ripeto, la sua relazione è stata, questo è il mio parere, per carità, ma me ne responsabilizzo, che sia stata squilibrata, perché ha parlato tantissimo di solidarietà, niente di responsabilità, e direi che uno che è irresponsabile è più pericoloso di un criminale, perché il criminale prende porta a casa. No, ma questo è un'opinione che non è mia, viene da storie, no, diciamo. No, nell'attribuirmela un criminale si può sperare che si penta, no? Ma uno che è responsabile è convinto di essere nel giusto ed è pericolosissimo. L'ha detto un direttore di oggi, non so se non è un comunista, era un direttore di oggi di tanti anni fa, di quando si parlava solo, non so oggi se esiste ancora questo giornale, si parlava solo di principesse e quelle robe lì. L'ha detto lui, mi ha scandalizzato perché l'ha detto lui, grazie. Pur accettando questa obiezione, io dico mi faccio un esame personale, quanto faccio io, come mi pongo a livello di responsabilità e di solidarietà, perché uno che è in mezzo a queste persone dal mattino alla sera, pensiamo al CHAC, pensiamo alla proposta dello SPRAR, sa valutare, sa vedere e non credo che sia un irresponsabile. Vabbè, ma questo adesso allarghiamo. Ognuno di noi, cittadino italiano, se è coerente con se stesso, cerca di mettere in campo questi due elementi, la responsabilità e la solidarietà. Però non è tanto semplice, non si tratta di parole, si tratta di vita. E vivere sappiamo cosa vuol dire. Cioè, io darei un po' un altro tono a questa. Raccogliamo. Il dibattito è stato interessante, cioè il colloquio che ho avuto, però secondo me non mi ha tolto dei grandi problemi che mi porto dietro e che mi hanno spinto a partecipare a questo incontro. Il mio problema è, prima, che vorrei fare tantissimo per questi immigrati, credo molto anche nella religione, credo alle buone azioni, a tutti i sentimenti positivi che ha l'uomo, però
vedo che il problema supera ampiamente la mia portata, anche se impegnandomi personalmente posso sanare quello che è il mio senso di responsabilità, cioè io ho fatto nel mio piccolo, ho fatto quello che potevo fare, però invece mi angoscia la situazione che vedo, è che poiché dal punto di vista, diciamo, gestionale ho affrontato sempre problemi gestionali, vedo che andiamo verso una deriva che è terrificante, perché è come se noi ci stiamo destabilizzando, cioè un flusso migratorio di questa portata ci sta completamente destabilizzando, il futuro è così, andrà per le lunghe, perché secondo un ragionamento di tipo razionale io non vedo una soluzione imminente, perché l'Europa non esiste ancora, cioè noi, il problema è questo, che i ricchi non vogliono stare con i poveri, è l'essenza del problema, il ricco non vuole assolutamente, ha fatto la sua ricchezza sempre basandosi su altra gente che ha contribuito alla sua ricchezza, però praticamente li vuole tenere distanti, e invece noi dobbiamo capire, che se questo è il mio punto di vista, che noi dobbiamo perdere una parte della nostra ricchezza per permettere a questi popoli la sopravvivenza, noi dobbiamo permettere a loro di sopravvivere nel loro territorio, perché nessuno va via dal proprio territorio se ha le condizioni per sopravvivere. Sopravvivere significa se non ho nulla da perdere, se mi ha distrutto tutto, se sono impoverito, se non ci sono speranze, ma mi sembra logico, cioè nessuno mi può trattenere la mia terra, è impossibile. Io sono andato via dal sud per andare al nord perché non c'erano prospettive economiche, di lavoro, di realizzazione professionale. Quindi sono fatto io, e che non avevo né bombe né problemi di stabilità per i miei figli, pensi un po' cosa possono fare quei poveri disgraziati. Però il problema è troppo grosso, quindi è un problema che deve coinvolgere gli stati, ma in maniera che noi dobbiamo far sentire la nostra voce di cittadini, per dire basta, cioè noi vogliamo una rappresentanza politica che funzioni, perché altrimenti questi problemi qua, con l'accoglienza, benissimo, vi fa onore, io ammiro queste associazioni, ma è però dal punto di vista concreto e razionale dico no, non è questo il sistema per affrontare questi problemi così grossi. Grazie. Ponevo due questioni, poi non so se forse una è forse più strettamente giuridica, quindi non so, Chiara, se ti metto in difficoltà, comunque insomma è così una condivisione, cioè nel senso, rispetto allo statuto del rifugiato politico, appunto del rifugiato, scusami, di cui hai evidenziato questa difficoltà, no? Questa trasformazione tra la prima e la seconda, però appunto lo stato delle cose, cioè, si va nella direzione, cioè c'è la volontà giuridica, politica di definire in modo più nuovo, appunto considerando quella che è quello che sono stati questi cambiamenti di cui hai parlato, cioè appunto il tentativo di cercare di fare in modo che anche appunto il diritto, no, cerchi di andare incontro a quella che è una situazione che sta cambiando. E un'altra cosa invece, che se vogliamo è più di tipo, non so come dire, sì, di principio, anche che forse interroga ciascuno di noi, cioè il discorso mi sembra molto interessante, no, di questa solidarietà declinata nella relazione di prossimità, che poi appunto è quello che dal punto di vista educativo, adesso io parlo come insegnante, no, è quello che noi cerchiamo, cioè, di fare, nel senso di appunto portare alla conoscenza, no, di quelli che sono, cioè questo mi sembra un tema molto, molto vero, perché alla fine non so, se noi pensiamo ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze nelle aule, quello che vivono, quello che sentono, i ragazzi e le ragazze che di fatto incontrano, che oramai sono appunto, provengono da mondi diversi, da culture diverse, rispetto a questo, quindi rispetto all'incontro anche tra diritto di cittadinanza e diritti umani, tutto il lavoro da fare secondo me anche qui dal punto di vista giuridico sul diritto di cittadinanza, appunto, cioè sulla forse rispetto, no, a quelle che sono le generazioni che arrivano, le generazioni che vivono. Io mi ricordo sempre una mia alunna che mi diceva: prof, io fino a 18 anni mi sono sentita uguale a tutti gli altri, poi a 18 anni loro sono andati a votare e io no. Cioè questo è detto da una ragazza brava, nel senso che è una ragazza che veniva a scuola, faceva il suo lavoro, però dice: io non ho mai avuto problemi, io mi sono sempre sentita uguale a tutti i miei compagni di classe, ma poi in quel momento è finita ogni relazione di prossimità, di vicinanza, perché io a quel punto ero diversa da loro, nonostante oramai fossi qui da anni, tantissimi anni, più di una decina di anni, però ancora non avevo ottenuto questo. E non so, ecco, mi sembrava che anche questo fosse un elemento importante. Niente, mi rilascio all'intervento precedente, volevo chiedere
a Chiara semplicemente una linea, un suggerimento per chi agisce nel mondo dell'educazione con i giovani, visto che l'accoglienza è fatta dalla comunità, no? Quindi da noi. Come vedi il coinvolgimento delle giovani generazioni in questo procedimento, in questo processo di accoglienza? Ok, noi adulti facciamo una parte, e tu che suggerimento dai a noi che lavoriamo con i giovani? Beh, intanto grazie, rispondo magari a questo primo e forse ultimo round, visto l'orario, non so. Ma dunque, ovviamente l'interpretazione anche, si figuri che io addirittura ero convinta di aver parlato molto più di responsabilità che di solidarietà, ma questo fa parte anche dell'interpretazione, nel senso che io credo, ma ripeto senza dover convincere nessuno, io credo fortemente che il filone importante e su cui anche rispetto a anche ad altre posizioni io personalmente mi colloco, anche insomma sia da un punto di vista di ricerca che anche di azione, è proprio quello di richiamare a un patto che coinvolge la responsabilità dei soggetti, e dove ci metto anche la responsabilità dei rifugiati, no? Quindi per quello chiedevo la responsabilità di chi, no? Nel senso che nel percorso che ha a che fare col riconoscimento e l'accoglienza è importante che si riconoscano responsabilità diverse, perché tali sono ovviamente da punti di partenza diversi, ma in cui la solidarietà, secondo me, appunto, almeno in un'accezione, poi è un tema che ovviamente può essere e viene dibattuto durante tutto questo percorso di incontri, quindi anche molte accezioni diverse, ma se per solidarietà si intende per esempio, no, la spontaneità, no, e anche il moto umano di vicinanza e di sostegno che è espresso per esempio nello spezzone del film, ecco, io personalmente mi sento di dire che lì la responsabilità che manca non è quella della famiglia. La famiglia si è mossa con un'azione appunto spontanea, ma penso ad esempio al percorso che è in atto qui a Parma, e per rimanere su quel filone lì, che ha a che fare con le vittime di tratta, visto che oggi il tema della tratta e dell'asilo tra l'altro sono assolutamente contigui. Ecco, lì è un percorso in cui innanzitutto si deve recuperare il ruolo della donna vittima di tratta, perché oggi come oggi, non solo oggi come oggi, storicamente, uno dei primi temi rispetto all'essere vittima di tratta è di non avere margini di scelta e di non poter esercitare la propria responsabilità nemmeno nel definire i percorsi. Quando si parla anche dei limiti del cosiddetto articolo 18 della protezione sociale, è legata al fatto che la possibilità di denuncia, per esempio, no, del proprio sfruttatore, o di intraprendere dei percorsi di, tra virgolette, emancipazione quando si è sottoposti a ricatto e a no, come chiedono nel film, ma chi è che viene minacciato a casa tua, no, o che sei sottoposto a vincoli di altra natura, allora aprire uno spazio di responsabilità per la donna, e come lo si fa? Attraverso una responsabilità che è dello Stato nel fornire degli strumenti che sono di tipo giuridico, ma che è anche di un patto di comunità, perché laddove ci sono dei soggetti appunto che per esempio qui a Parma hanno dei nomi e cognomi, ma che vanno dal comune alle associazioni che accolgono, e che però non danno per scontato che appunto il percorso migliore sia per esempio appunto, no, quello della richiesta di asilo, no? Che è uno dei percorsi oggi anche con molta preoccupazione si dice che il tema dell'accoglienza delle donne vittime di tratta sta diventando un modo per fare un favore agli sfruttatori, che si trovano le donne col permesso di soggiorno che possono andare in strada più, diciamo così, tutelate tra virgolette, ma non nella loro persona, negli affari degli sfruttatori. Allora, perché faccio questo esempio oltre che per ricollegarmi col film? Perché secondo me in un campo come questo, e ho portato un esempio anche abbastanza estremo se vogliamo, la semplice solidarietà, sono d'accordo che produce probabilmente effetti più dannosi di quello che può produrre, no, lasciare le cose come stanno, però io credo che ci sia il margine, no, e ci sia l'azione su cui come si può dire, il percorso su cui si può agire e si sta agendo, con, ripeto, le contraddizioni e i limiti del caso. Per cui io credo che l'espressione della responsabilità stia innanzitutto nell'individuazione dei percorsi, dei luoghi, dei soggetti e delle
precise responsabilità che attori diversi hanno in questi percorsi, compresa appunto il percorso di accoglienza dei richiedenti asilo. Rispetto al tema appunto, no, che citava il signore, anche della, come si può dire, un po' dello spaesamento e dell'angoscia rispetto a numeri e all'impressione comunque anche di una, così, di un fenomeno numericamente, diciamo, soverchiante, va sempre fatto comunque, pur con i limiti appunto anche della situazione attuale, che sicuramente ha visto delle impennate rispetto a qualche anno fa, ma va fatto comunque anche un esercizio di moderazione, mi verrebbe da dire. È vero che è arrivato 1 milione di persone l'anno scorso, ma è anche vero che siamo 500 milioni nell'Unione Europea e che sicuramente, per quel che riguarda l'Italia, la presenza l'anno scorso di 66.000 richiedenti asilo è tanto, perché fino all'anno prima magari erano 20.000, ma siamo sempre nell'ordine del assolutamente gestibile, no? Anche nelle nostre ricchezze, anche nel nostro, o meglio, nelle nostre ricchezze in declino, e quindi nella impressione che la copertina si faccia corta e che quindi aspetta un attimo, no? Come in molti dicono, prima penso al mio figlio disoccupato e poi eventualmente al rifugiato che arriva da... È per quello che dicevo che, siccome la situazione è questa anche da un punto di vista sociale, non vedo altre soluzioni se non il trovare elementi di prossimità anche nella comune condizione di precarietà, di fatica, no? Di, anche ovviamente per quanto da punti di partenza diversi, e come nell'esempio che vi facevo prima della convivenza tra giovani rifugiati e giovani studenti universitari, in cui sicuramente le esperienze sono diverse, ma c'è anche la comune condivisione di un tempo presente che non ha né per gli uni né per gli altri, ripeto, con le dovute differenze, diciamo così, spazi di espressione e di affermazione particolarmente rosei. L'altro elemento che, e quindi anche a livello di locale, tanto per dare di numero, ho detto il milione, che magari uno dice sono comunque tanti, no? Stiamo parlando per la provincia di Parma, oggi come oggi, di circa 700-800 persone accolte, che comunque, ripeto, sono tante, ma nella provincia di Parma assolutamente gestibili, tant'è vero che appunto, pur con i limiti dei diversi sistemi e con tutto quello che vi dicevo prima, in termini concreti appunto la dimensione, diciamo così, dell'impatto reale, non mediatizzato, su queste presenze mi sembra assolutamente assorbibile. Il tema, diciamo, più legato ai giovani è alla... Allora, io credo che appunto innanzitutto da un elemento che è appunto, se volete, di rispetto al proprio anche alla variazione, no? Al cambiamento dei flussi di richiedenti asilo e rifugiati, una delle caratteristiche non è solo quella che magari sono sempre meno i rifugiati classici, tra virgolette, no? Quelli col bel curriculum, ma anche il fatto che oggi come oggi sono per lo più giovani e giovanissimi. Quindi anche quel discorso che facevate prima rispetto a cosa dire ai nostri giovani, tra virgolette, sono gli stessi giovani, no? A livello europeo, cioè nel senso di arrivi in Unione Europea, si calcola che il 25% fossero minorenni, cioè l'anno scorso, nel 2015, il 25% degli arrivi in Europa era composto da minorenni. Il numero di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo in arrivo è elevatissimo, anche se l'Italia ha purtroppo ancora la colpevole responsabilità in questo caso di non accoglierli in maniera adeguata, e quindi molti poi spariscono e spesso finiscono in quelle zone tra il grigio e il nero, insomma, dello sfruttamento. A delinquere. Spariscono a delinquere. O a essere asportati degli organi, sa? Maledetto. Un discorso di elevata irresponsabilità. Va bene. Lei, signora, cosa sta facendo? Va bene, mi faccia finire, dopo andiamo fuori e facciamo una... Per me ha parlato anche troppo. Ma vabbè. Ha fatto una politica, diciamo, una propaganda politica tremenda a favore della Lega. Va bene, questa poi diciamo che me la porto a casa, perché è la prima volta in vita mia che mi succede, quindi questa sera torno a casa farò l'esame di coscienza. Vabbè. Comunque dicevo, il 25% sono minorenni con una chiara indole alla delinquenza, ma al di là di questo, dicevo, quindi hanno anche degli elementi, entrano poi nelle nostre scuole, quando non entrano nelle nostre scuole entrano comunque in quella fascia di età
tra i 18, i 22, i 23 anni, che è l'età maggioritaria insomma delle presenze qui, qui in Italia, ma appunto nei flussi che stanno arrivando, e quindi chiaramente c'è anche da ridiscutere veramente quel discorso anche sulla prossimità che facevate voi, no? Come ricordava Cristina, anche il lavoro con le reti Scuole per la Pace ha proprio anche molto a che fare col mettere direttamente a contatto, no, queste esperienze, queste persone, anche per trovare quegli spazi, diciamo così, di comunanza, no? E anche di conoscenza reciproca, che è la cosa che i rifugiati lamentano di più, no? Di non essere in grado di accedere anche a quel tipo di socialità e di relazione, e dall'altro lato appunto anche i ragazzi vedono appunto come un qualcosa di assolutamente inconoscibile, no? Sul piano dei grandi numeri e dei fenomeni mediatici, ma che poi nella prossimità hanno anche molti elementi di, appunto, ripeto, di comunanza. L'ultimo aspetto sulla questione giuridica. Chiaramente il dibattito è molto, diciamo, molto presente, molto forte, anche perché oggi come oggi siamo già in una situazione, se volete, più positiva rispetto a quella che un po' appunto semplicisticamente ho rappresentato, nel senso che a fianco della figura del rifugiato, che è quello della Convenzione di Ginevra, si sono andate a sommare delle altre definizioni e quindi anche altre categorie giuridiche che hanno, diciamo così, un contenuto in termini di diritti un po' differente, ma che sono la cosiddetta, si entra in cose un po' tecniche, ma insomma protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, no? Che sono delle forme di protezione aggiuntive rispetto, o integrative potremmo dire, no? Rispetto alla figura del rifugiato, che in parte hanno proprio cercato di andare a supplire a questa mancanza, no, di corrispondenza tra una categoria giuridica e la realtà dei fatti. Io credo che oggi, anche per così tornare anche sul discorso della, non tanto della delinquenza quanto dell'irregolarità, no, che è un tema molto delicato quando si parla soprattutto, e dico il delicato soprattutto applicato a queste categorie, per due motivi, e torno sulla questione delle definizioni. Uno, i rifugiati per definizione fanno viaggi irregolari, ma non per scelta. Nel regime attuale internazionale non è possibile chiedere un visto per asilo, quindi questo fa sì che la contiguità con le figure non solo dell'irregolarità ma della criminalità sono necessarie, non sono opzionali. Cioè, per arrivare in Italia, bene che vada, devo fare dei documenti falsi, male che vada mi devo mettere nelle mani dei trafficanti e pagare tanti e tali soldi che mi indebito per me e la famiglia per gran parte della mia vita. Ma qui in termini di responsabilità non è del richiedente asilo. La responsabilità ha a che fare con l'istituzione di un sistema internazionale che, peraltro, ovviamente avendo anche sottoscritto un diritto sacrosanto che è quello d'asilo, lo rende esigibile solo attraverso percorsi di irregolarità. Cioè, puoi rivendicare un diritto sacrosanto e riconosciuto, quindi non, come si può dire, una concessione, solo nel momento in cui hai fatto un percorso di irregolarità. E questo è un dato di fatto, oggi come oggi. E quindi la battaglia che citava Cristina all'inizio sta in gran parte nel far accedere o non far accedere le persone sul suolo, diciamo, europeo, per vie legali. Oppure di contrastare la criminalità organizzata, cosa sacrosanta, ma che implica, finché non si riforma il sistema di accesso legale, contrastare le vie possibili, le uniche vie possibili di accesso al territorio europeo. E questa è un'ambivalenza, cioè non la sto descrivendo, non mi interessa se faccio il favore a qualcuno o a qualcun altro, è proprio così, e è questo il problema principale oggi come oggi. Non esistono vie di accesso legali, prima questione. La seconda questione ha a che fare con l'irregolarizzazione una volta sul territorio. E lasciamo perdere, che pure sarebbe interessante, ma usciamo dal tema, tutta la questione dei cosiddetti migranti economici che perdono il diritto a rimanere sul territorio, i cosiddetti overstayers, no? Chi sta sul territorio una volta perso il lavoro, una volta perse le condizioni per rimanere, quindi diventa irregolare anche se aveva un passato di regolarità. Ma questo vale ancora di più diversamente anche per i richiedenti asilo. Allora, ci sta che uno si chieda, ma scusa, tengo in accoglienza un tot di persone, perché è un dovere dello Stato, è un dovere dell'Unione Europea che ha firmato che, così è, mi spiace, la direttiva europea sull'accoglienza prevede che sia obbligo degli Stati dare accoglienza secondo determinati standard sanciti dalla legge, recepita dalla legge nazionale, ci può piacere o no, però così è. Ai richiedenti asilo, al termine del quale c'è quel famoso esame, no, della domanda, dentro cui la categoria, no, dentro cui
la definizione dentro cui si deve entrare è molto stretta, seppur allargata parzialmente. Quindi quello che succede è che comunque un numero elevato di persone poi non passano il setaccio e quindi formalmente sono dichiarate, come si dice in gergo, diniegate, quindi persone che non hanno più il titolo a rimanere perché la domanda non è stata accolta. Allora, anche questa è una situazione sicuramente problematica, no? Nel senso, avrete sentito in queste settimane, no? 80.000 dalla Svezia che devono essere rimpatriati, no? Allora, questa è un'altra questione delicata, perché comunque, diciamo così, sono persone che sono state che hanno passato quel setaccio burocratico che dicevo prima, che si sono comunque avviate in un percorso in Italia, rispetto alle quali c'è, come un po' citando Hannah Arendt, no? non possono essere deportate, perché comunque poi concretamente l'Italia e nessun paese europeo, nemmeno la Svezia per quanto lo millanti, prende queste persone e le riporta a casa, né d'altra parte sono assorbibili, sono naturalizzabili, diceva Hannah Arendt, ma diciamo che non sono state regolarizzate. Quindi è un'altra, se vuole o se vogliamo, insomma, un altro bacino così, no? di forte vulnerabilità allo sfruttamento, e io lo vedo dal punto di vista dello sfruttamento, lei lo vedrà dal punto di vista della criminalità, ma sicuramente produce, diciamo così, carne da macello e l'ultimo elemento, e chiudo, è che comunque, no? rispetto al coinvolgimento delle comunità, ai percorsi che vengono effettuati, perché dicevo prima, no? l'accoglienza di Stato tra virgolette lascia il tempo che trova, non solo perché appunto, no? non coinvolge la comunità, le relazioni eccetera eccetera, ma perché al termine di quel tipo di accoglienza le persone sono comunque legittimate, mettiamo pure che passano il setaccio e quindi hanno il pezzo di carta, ma non avendo avviato relazioni proficue sul territorio, legami di prossimità, espressione dell'italiano, tutto quello che volete, oltre che un avviamento di tipo professionale lavorativo, sono destinate comunque a forme di marginalità o di ulteriore fuga, no? o di ulteriore viaggio. Quindi se la vogliamo vedere anche in termini appunto biecamente, diciamo così, no? di denaro pubblico, uno dice ha comunque investito, no? In quel tipo di accoglienza, che è molto più costosa peraltro dell'accoglienza diffusa che descrivevo prima, un certo investimento in termini economici che non si traduce, no? né in integrazione per i rifugiati né in ritorno poi per le comunità, no? si traduce spesso poi negativamente appunto in ulteriore marginalità. Mi fermo qui. Se non ci sono altre domande, allora vi ringraziamo. Portiamo a casa qualche suggestione, ci pensiamo tutti, non sono problemi di facile soluzione, quindi è bene che ci portiamo a casa le suggestioni e ci riflettiamo sopra. Arrivederci. Grazie, arrivederci.